Buonasera, l'ospite questa sera di Uomo Scienziato è il premio Nobel 1986 per la medicina Rita Levi Montalcini. Ora motivo di grande gioia per tutti gli italiani, il Nobel a Rita Levi Montalcini, è stata grande soddisfazione per noi averla ospite in trasmissione. Sono molto felice che la nostra galleria di incontri con personaggi illustri della scienza, della ricerca, della medicina si arricchisca oggi di una presenza di grandissimo prestigio come quella di Rita Levi Montalcini, Nobel 1986 per la medicina. È stato un anno, immagino, io ebbi l'occasione di intervistare la signora Montalcini a poche ore dall'annuncio del Nobel conseguito e credo che sia stato poi un anno difficile, faticoso, con maggiori responsabilità. È stato così, signore? È un eufemismo, direi che è stato catastrofico. Catastrofico? Come se fosse stato una tornado qualcosa di inaspettato, quasi catastrofico realmente. Nel senso che non ero preparata, ancora non lo sono, ma sto adattandomi. È andato bene a Stoccolma, sono così ben organizzate che hanno reso facile essere presente a quella cerimonia, molto bella, anche troppo. Anche emozionante. Bella. Emozionante no, interessante no, emozionante per niente. E direi molto inaspettata, anche se noi la vediamo per televisione. È stato molto più difficile affrontare l'anno, in quanto non ero più nella possibilità di lavorare, ricevevo migliaia di lettere alle quali ancora oggi in parte non ho risposto, quindi quel senso di inadempienza e che mi è pesato tanto da portarmi quasi a un collasso. Devo riconoscere che la prima volta in vita mia ho dovuto ricorrere agli antidepressivi, tale era il senso di inadempienza, di non essere adeguata, e mi chiedo perché avevano scelto me non un altro. Attualmente, come vede, mi sono ripresa un po'. Sì. E mi ha trovata prima della depressione, certo. Mi ritrova dopo la depressione, guarita, diciamo. Ecco. O almeno in convalescenza. Questo mi fa piacere, ma è terribile però, perché proprio... Ma forse si sono accumulate molte cose. Prima, onestamente, posso dire, non me l'aspettavo, quindi non avevo neppure lontanamente l'idea. Non si era preparata, insomma. Secondo il fatto che sono una donna anziana, della quale qualcosa conosceva perché io ho degli interessi sociali, come lei sa. E tuttavia questo ha portato anche un eccessivo, generosissimo riconoscimento da parte di troppe persone. Io non riuscivo a far fronte, specialmente alle richieste dei club intellettuali. Ho sempre accettato e con gioia di parlare ai bambini e continuo. E non mi piace essere la figura di spicco di fronte agli ambienti intellettuali, e per questo, pur rinunziando a molti, erano troppi per le mie esigenze. Ma anche quindi anche di fatica, perché poi diventa ancora fatica. La fatica, direi, meno è stata psicologica che più che fisica. Fisicamente si fa fronte, psicologicamente ci si trova inadeguati, inadempienti. Certo, lei ha detto prima non potendo nemmeno lavorare. Esatto, ma io in genere vado alla mattina e lavoro sino alle 1, dalle 9, perché prima le prime ore del mattino sono mie e lavoro a casa. Alle 9 in genere vado in laboratorio. Quante ore lavora prima a casa? D'inverno molto presto, ma alzo verso le 4 e lavoro fisso sino a 10, il caldo o forse una stanchezza più a tardi, 5:30. E comunque quelle sono le mie ore sino alle 9. Dalle 9 alle 1 in laboratorio, poi vado a casa per pranzare con mia sorella, ritorno nel pomeriggio. Praticamente le richieste o di partecipare a conferenze o di rispondere alle lettere o di scrivere mi impedivano e quindi quasi mi sono staccata. Oggi sono in pieno ritornata in laboratorio. E quindi ha la sua vita vera, insomma. Io ancora vissuto, nel senso che gli impegni sono enormi, però lì so far fronte meglio, sto al gioco, ecco. Signora, posso tornare a queste ore della mattina, alle 4 di mattina, dalle 4 alle 8 praticamente? Dalle 4 alle 9. Dalle 4 in assoluta solitudine? Completa. Ma io mi da alzo. Sempre lavora? Ho sempre fatto così, sì. In genere mi alzo, prendo il tè, prendo lo shower naturalmente prima e poi mi metto a lavare, sono le ore più.
male, perché sono sicura che nessuno mi raggiunge al telefono. Certo. E posso fare quello che voglio. Quindi è concentrazione. Sì, sono le ore nelle quali anche il cervello è più limpido. Abbiamo detto concentrazione, proviamo a dire ancora quali sono le necessità per fare il lavoro, certo non per diventare Nobel, voglio dire, ma comunque per fare bene il lavoro della ricerca, la tenacia, la volontà, crederci, la fede. Credere in quel che facciamo e la curiosità e quando, come nel mio caso, c'è la fortuna di eccellenti collaboratori, ma anche forse di un certo istinto creativo. Vengono molte idee e non si vede l'ora poi di vedere la validità di queste idee. E direi che nella mia vita ho avuto molti di questi momenti fortunati in tutti i sensi, dal punto di vista di idee che improvvisamente mi facevano, che sono bellissime, davanti, si sono verificate, degli orizzonti sono andati aprendosi, secondo collaboratori e amici intimi, veramente molto cari, che hanno reso il mio lavoro sempre più piacevole. Anche oggi alla metà, lei sa che sono 78, continuo con lo stesso ritmo e con la stessa fortuna. È molto bello la felicità creativa. La felicità creativa dalle 4 di mattina alle 9 di mattina non ha collaborazione, è un rapporto personale. No, con la... è un ripensamento del lavoro fatto, di quello che si sta per fare, e sono le ore migliori per leggere anche, cioè per concentrarci su quello che fanno gli altri, non solo noi stessi. Aggiungo che invece sono due interessi, uno netto sul mio lavoro personale, l'altro più delle rapporti sociali, sì, e cioè delle conseguenze di come questi congegni cerebrali noi possiamo o modularli o utilizzarli per il meglio. E nel mio caso l'impegno è sempre stato prioritario. Da bambina, quando ero molto piccola, non pensavo certo di diventare medico. Il massimo che io mi ripromettevo era di diventare infermiera. Erano gli anni della guerra, io speravo allora, e facevo ridere i miei, che la guerra si prolungasse tanto da permettermi di diventare infermiera al fronte. Siccome la maestra elementare o la sorella era infermiera e molto monarchica con la duchessa, io speravo di seguire la sua stessa strada. Dicevo un I tuoi ideali non si sono realizzati, la guerra è finita, che io facevo terza elementare, ma io contavo sulla possibilità di provare la mia validità eroica e sociale sul campo di battaglia. E la fantasia quanto conta? Molto, perché lei prima parlava di creatività, quindi... Ho letto recentemente la bella conferenza del mio amico e compagno Salvador Luria. Anche lui dice quello che tutti sappiamo: la ricerca è punti d'appoggio. Uno è la creatività, l'intuito, e l'altro la tenacia, vero? Forse il terzo possiamo dire la fortuna. Nel mio caso tutti e tre sono stati validi appoggi. E quale è il più importante, signora? E forse l'intuito. Per lei? Per me l'intuito. E cioè di aver previsto e capito gli sviluppi di quella ricerca quando la ricerca ancora per nessun altro aveva possibilità. E io ho sentito che ero di fronte a un orizzonte, insomma, come entrare in una miniera, che sono pietre preziose e non sono ciottoli, e ho capito quello già dall'inizio, cioè nel 51 ho capito che ero di fronte a una scoperta di enorme valore. Ecco, c'è un momento preciso nel quale si avverte l'illuminazione della creatività, dell'intuito, che è un attimo probabilmente. Sì, è vero. Poi da c'è, vero? Esatto, sì, c'è. È una sensazione. Prima ancora della scoperta, che poi mi ha portato a Stoccolma, ho fatto altre piccole scoperte, e anche quelle sono stati attimi di rivelazione, per i quali io ero appena arrivata, raccontando la storia, è un po' immodesto riparlare sempre di noi stessi, ma ero appena arrivata a Saint Louis, dove avrei dovuto stare soltanto per 7 mesi. Il secondo giorno ho avuto quella che io direi un intuito, una rivelazione, immediata offerta di una posizione permanente. Problemi scientifici che non interessano certo il pubblico, ma soltanto. Tuttavia è stato lo stesso quell'attimo di rivelazione di una cosa nuova che altri non avevano visto, come uno che viaggia in una giungla e che improvvisamente vede una panoramica o anche su una montagna. Che e c'è un grande senso di felicità, vero? Sì, cos'è? Esatto, è proprio vero. Uno stordimento, un senso di realizzazione delle nostre capacità, una previsione di cose che poi, nel mio caso, posso dire sono avverate sempre. Ho sempre creduto, però. Ho molto anche creduto. Nei momenti più contrastati, più di difficili, appunto. Quando sono ritornata in Italia nel 62,
praticamente qui in Italia ancora la cosa non era, era molto, molto conosciuta, lontana, sì. Ma all'estero, negli Stati Uniti, sono stati anni nei quali il mio nome è stato insabbiato, infatti ero tornata in Italia, non mi si riconosceva il merito, i lavori che uscivano non avevano neppure nella referenza i miei lavori. E allora ho avuto un momento un po' di scoraggiamento, ho lasciato questa ricerca, ne ho cominciata e iniziato un'altra sugli insetti, la famosa scarafaggia per il pianeta americano. Ho avuto enorme gioia da questa ricerca, nella quale di nuovo battevo una strada nuova, che sapevo sarebbe stata molto fertile. Ma come è stata. Coltivava però la speranza di riprendere quell'altro discorso? No, avevo deciso questo, ormai abbandonato. Basta. E 4 anni più tardi, questo è stato 68, 72, avevo già portato molto avanti la ricerca, tuttavia l'NGF ha preso talmente quote che ho deciso non posso. Ho sterminato le blatte per il pianeta americano, sono tornata all'NGF ed è stata una fortuna. Quindi lei aveva messo in un canto completamente proprio. Non ci pensi... Hanno insabbiato, hanno deciso che io non sono responsabile per quel che è stato. È venuto recentemente il riconoscimento, a mia volta potrò vedere di trovare in altri lavori, e ho completamente abbandonato per 4 anni queste ricerche, perché mi pareva ormai di essere o superata o anche dimenticata, e quindi ho fatto un'altra ricerca, però tuttavia anche quella andava molto bene. La mia è, come molte volte dico, più una detective story, più che una, neppure una science fiction, che è già una bella possibilità, è più una storia che ha avuto un fortunato inizio e una fortunata sequenza. Molto lontana da quello che loro hanno sentito da altri che hanno avuto come me questo splendido riconoscimento e che loro hanno sentito e sentiranno, i miei carissimi amici Luria, Dulbecco, Pricogine e altri Aiken che sentiranno i Guillemin. La mia è proceduta, è partita direi da condizioni quasi disastrose, in questo direi il lato più bello. L'inizio del secolo, come loro sanno, ha visto lo formidabile della fisica teorica, della fisica sperimentale, tutto pareva aperto, tutto possibile. Un decennio più tardi è cominciata la biologia molecolare, prima di quella molecolare la genetica, con gli studi della Drosophila e di Morgan, che dovevano portare a quel formidabile sviluppo. Mi sentono? La voce arriva anche là? E poi, diciamo, è seguito lo sviluppo della biologia e della virologia, merito molto di Luria e di Delbruck, infine il formidabile sviluppo della biologia molecolare con Watson e Crick, e l'età dell'oro è iniziata. Noi neurobiologi eravamo i cittadini di terza classe ed è stato questo, direi, quello che per me ancora oggi sa del miracolo, come essendo partiti da concetti così nebulosi, da una base così bassa in confronto agli altri, così nota a noi come gli biologi, improvvisamente e per una fortuna insperata la neurobiologia si è imposta. Oggi, anni 80, direi che la scienza di frontiera, e penso che sia ritenuto non soltanto da me ma anche dai biologi molecolari, che quando io iniziavo e ne discutevo con i cari amici, eravamo partiti, ero partita nel 47 con Renato Dulbecco e ci si vedeva sovente con Salvador Luria, mi consideravano veramente come una cenerentola e tale. Perché questo? Perché il sistema nervoso, a differenza di tutti gli altri sistemi, e particolarmente quelli molecolari, non si prestava ad una ricerca così raffinata e sottile come già era possibile a quei tempi. Partiva da idee nebulose ed era nebuloso lo stato nel quale era. Loro si chiederanno perché. Tutti, da quando l'uomo è nato, hanno considerato il cervello il più meraviglioso congegno uomo abbia, ma questa stessa religiosa ammirazione è stato deterrente, ha impedito all'uomo di studiarlo. C'è stata una barriera emotiva, diciamo barriere di due nature. Una emotiva, l'uomo discendeva da Dio, il cervello gli era stato dato da forze divine superiori, non era un organo che noi potessimo analizzare come il fegato, la milza e le altre parti, che noi ammettevamo non erano differenti dall'uomo o dagli altri animali. Ma era qualche cosa imperscrutabile. Il pensiero umano, ancora oggi noi sappiamo, è molto al di là delle possibilità. Tuttavia non c'era soltanto questo fatto emotivo che tratteneva i giovani, là dove invece erano chiamati, veramente attratti dalla bellezza
della genetica, della virologia, della biologia molecolare. Il cervello era assolutamente un incognito da non tentare di analizzare. E uno dei motivi non era solo questo motivo, che tuttavia giocava una forte azione deterrente, era anche la mancanza di strumenti. Come tutti loro sapranno, è nota la struttura di tutti i sistemi di tipo cellulare del XIX secolo. Nessuno ha dubitato che ogni organo è formato da cellule. Per il sistema nervoso questo non era accettato, non soltanto nel XIX, ma sino agli anni 30. Io ho incontrato l'ultimo garibaldino, cioè un vecchio fanatico che ancora nel 1940 difendeva la teoria reticolare. Il cervello, secondo quanto si riteneva ai tempi delle mie ricerche, era nel 49 che tuttavia l'ho incontrato, non era accettato come tutti gli altri organi come una struttura formata da cellule che composte una in connessione con l'altra tramite i circuiti, ma era considerato come un tutto unico di tipo reticolare. Questo in certo senso corrispondeva a quell'idea che era un organo imperscrutabile. La corrente nervosa passava in questa rete enorme e era impossibile arrivare ad analizzarla. E questa è una delle tante ragioni, e una delle ragioni di questo è che mancavano gli strumenti. Loro sapranno che fu nell'875 il Golgi il primo aver trovato una tecnica valida per studiarla, però lo stesso Golgi fu il più fanatico assertore della reticolare, il sistema nervoso. Fu un altro grande neurologo, coetaneo di Golgi, il Cahal, che utilizzando il metodo Golgi e uno da lui sviluppato, per primo capì la natura cellulare del sistema nervoso. E questo lo fece in base a una tecnica che noi abbiamo usato in seguito, e quella che portò poi allo sviluppo del fattore di crescita. Cioè, studiamo questo sistema che formato 100 miliardi di cellule con un numero 5 volte maggiore di connessioni. Non studiamolo nel sistema maturo, studiamolo all'atto, come lui dice, della formazione. Così come noi non studieremmo la foresta dell'Amazzonia in pieno, possiamo studiare il vivaio quando ogni pianta si forma. Ed è stato questo sistema, oltre all'enorme genio creativo di Cahal, che ha messo il punto di partenza. Se il sistema nervoso non si prende l'incredibile complessità, anche quando era stata scoperta la tecnica del metodo argentico, perché non lo studiamo allo stadio embrionale? L'essere dimenticati, a vedere il proprio lavoro insabbiato, l'essere messi da parte, non credo che sia sempre una questione di buona fede, no? Certo, non è sempre di buona fede. Questo sta a significare che c'è aggressività nei giovani, ed è logico che conosce gli antenati possa essere vantaggioso. Rifare quel che hanno fatto gli antenati senza citarli vuol dire che il merito va ai giovani. In questo momento l'ambiente biologico, come tutti gli ambienti scientifici, è fortemente aggressivo, perciò una persona che si può dimenticare che un antenato purtroppo ancora vivo dà una possibilità maggiore. Perciò, senza essere disonestà del tutto, ma una naturale speranza di riuscire a essere noi che l'altro avere il merito. Certo, probabilmente questo attiene sempre ai giovani, al momento nel quale si è giovani, però il Nobel adesso poi le ha consentito di rilasciarmi, di avere poi il rispetto, credo essere dovuto comunque. Esatto, quelli stessi che non mi avevano riconosciuto, ma hanno riconosciuto. Ecco. Tuttavia questo è capitato un anno prima del Nobel. Le stesse persone che un po' contestavano il mio merito, ma in quello direi proprio onestamente, hanno fatto una conferenza in mio onore in California, e proprio quelli che io ritenevo più ostili sono dimostrati molto amici. Che cos'è la vita? Diciamo, la vita è una serie di esperienze. La vita mio fratello la definiva, mio fratello è mancato esattamente, sono 14 anni fa, no scusi, 13 anni fa, nel 74. Beh, la vita lui la definiva con un termine ottimista, è tutto un miracolo, cioè è un complesso di esperienze alle quali noi dobbiamo far fronte. E diceva questo nei periodi delle persecuzioni, nelle quali il suo nome era sui muri, e insieme a quello di Einstein. Era un giovane architetto già molto famoso, mio fratello allora, era tornato a casa un giorno sui muri di Torino, ho letto ancora recentemente, è stato portato, e si parlava di Einstein e parecchi altri, l'ultimo era Levi Montalcini, diceva: non nei campi di concentramento, è il muro coi lanciafiamme, era come
si fa con gli animali da sterminare. Lui è ritornato estremamente felice di questo, dice, mi hanno messo con Einstein. Ora, questo è il modo di far fronte alla vita, direi, il migliore modo si può immaginare. Ha detto, mamma, mi hanno messo con... mio padre era già morto, dice, mi hanno messo con Einstein. Un esempio terribile ma affascinante. Direi che insomma, dimostra cioè... quanto conta il modo di far fronte alla vita. La vita, diciamo, signora, quindi come si deve affrontare, come si deve vivere, quale deve essere il rapporto con gli altri, con noi stessi, esatto. con gli accadimenti. La vita è fatta di bene e di male. C'è un momento o qualcuno che per esempio le ha insegnato cos'è il bene e cos'è il male? Sono in genere i genitori che fanno questo tipo di... Non c'è dubbio, l'ambiente, mio padre e mia madre era altissimamente etico come principio, laico vero, non religioso. Io non ho avuto insegnamento religioso. Mio padre mi ha detto quando ero molto anni che io ero una libera pensatrice e so che l'ho scritto nel mio libro. Quando si giocava la prima domanda che a Torino facevano le buone famiglie borghesi, cosa fa tuo padre, qual è la tua religione? Mi era facile rispondere alla prima, papà era ingegnere, era una professione rispettata, in quanto la religione libera pensatrice. E queste ragazzine, mie compagne, non capivano molto. Insomma, questa c'è la storia nella mia vita. Sì. Ma insomma, la mia infanzia, la mia adolescenza è stata completamente laica, ma alla Spinoza, cioè... L'etica è la prima cosa, ma questo direi è un intuito kantiano che abbiamo ognuno di noi. Oltre all'insegnamento dell'ambiente nel quale viviamo, noi sappiamo benissimo cos'è il bene e cos'è il male. Anche se seguiamo il male, sappiamo là dove ci scostiamo. Direi è un imperativo categorico. È un imperativo categorico che è stampato nel nostro programma, anche se lo seguiamo. Ma lei sta, al momento nel quale registriamo, sta scrivendo un libro... Sì. Che riguarda... Il libro è stata un'esperienza la più bella, il migliore dividendo di Stoccolma, direi. Sono piccoli di una scuola della prima media, di un paese, di una cittadina Scandiano, dotato che una città da poco, nacque Spallanzane, una città di alto benessere a 15 km da Reggio Emilia. E quando ricevette il premio Nobel, cominciarono questi ragazzini a mettersi in rapporto con me, erano molte le lettere che ricevevo, le ho lette dopo un mese perché... erano massimi. Quando l'ho letto sono stata molto commossa. L'intera scolaresca, sotto la guida di una persona veramente formidabile, professoressa, mi permetto di citare il nome, anche se non vengo qui a parlare di uno o dell'altro, si chiama la signora Giovanna Paroli, è una filosofa, una persona di valore. E questi bimbi, sotto lo stimolo di questa giovane professoressa, hanno deciso di riattivare o mettere in ordine un cimitero ebraico. Ora, questo cimitero non era stato oggetto di antisemitismo, di vandalismo, era puramente abbandonato dal 1920, quindi distrutto dal tempo, non per un'azione vandalica. E questi piccoli, sotto l'indirizzo della maestra, hanno rimesso in ordine questi cipi abbandonati. Ma due proprio un manuale? Annualmente senza aiuto da parte del comune, una cosa formidabile, sono andata a trovarli e poi loro sono venuti da me. E questi sono piccoli della scuola, come dicevo, Boiardo, Matteo Maria Boiardo, prima media di questa cittadina Scandiano. Ora, tra questi c'erano due giovani eroi, 17-18 anni, due ragazzi almansi, eroi uno con Garibaldi, 18, l'altro della prima guerra mondiale, morti questi due fratelli a 17-18. La maestra ha detto, non si può permettere che si dimentichi l'opera di questi due ragazzi e di tutti gli altri. I bambini da soli hanno rimesso tutti questi cippi, li hanno rimessi in ordine, hanno mandato a me un libro, e sarà questo il libro che sarà stampato, il titolo sarà I ragazzi di Scandiano. Quelle loro osservazioni, poniamo di fronte a una tomba di un rabbino, nato nel 1780, morto nel 1780, morto nel 1780, 840, non ricordo esatto, e c'è questo cipo quasi distrutto. I piccoli davanti a loro, una di queste piccole, nome Alessandra, dice, caro rabbino, senti le nostre voci, dice la scritta, sono passati tanti anni, ti parrà di avere di nuovo i tuoi ragazzi attorno a te. Poi ci sono altre foto di questi piccoli di fronte ad altri cippi distrutti, dice, noi vi chiediamo scusa e siamo qui per riparare. Ora, questo fatto in un paese dove non ci sono più, diciamo, la comunità ebraica
dispersa, ma non per questioni antisemite, già prima avevano abbandonato il paese. Era stata un'esperienza talmente formidabile incontrare questi piccoli. Io sono andata nel cimitero, poi loro sono venuti da me a Roma, e vedere come una maestra, la potenza che ha l'informazione data a quell'età. Questi piccoli, che non sono tutti diversi dagli altri, sono stati 18 bambini, le scritte loro, genuine, che io pubblicherò in questo libro, Scandiano, dimostra quanti sono i valori che noi possiamo portare alla luce semplicemente parlando a loro di cose, di quel che è capitato. Tutti loro hanno letto, perché io ho mandato i libri di Primo Levi che non conoscevano, e mi scrivono continuamente. Questo è l'oggetto del libro che sto scrivendo. Si ricorda qualche perché che le hanno formulato questi bambini? Una domanda particolare? Non mi hanno formulato domande. Sono venuti attorno a me e hanno capito dell'enorme simpatia che io avevo. Non c'erano domande da fare, c'era puramente da esprimere la loro gioia per aver fatto quest'opera che io avevo molto apprezzato. Non mi hanno fatto domande, sentivo in tutti loro, più o meno, in alcuni di più, in altri meno, e questo forte incentivo a seguire una via diretta, a evitare qualunque compromesso, e molto recettivi alle parole di Primo Levi. E direi che io appunto li ho portati, ma non io, è stata questa professoressa che nominavo, il prete, altrettanto formidabile, un giovane anche lui, il professor Dazzi, e direi il merito è loro, e questo ha dimostrato quello che noi sappiamo dalla Maria Montessori ed altri, l'enorme potenzialità e l'enorme recettività dei giovani. Direi l'opera Montessori in atto, questa. E il mio libro non è un libro, io faccio la lettera aperta a loro di ringraziamento, il libro lo scrivono loro, hanno scritto loro, e le foto sono le loro. In che rapporto bisogna essere con i ricordi, signora? Memoria. Dobbiamo cercare di collocarli, di allontanarli, dobbiamo far loro il percorso più libero, ma talvolta anche pericoloso. Dobbiamo lasciare i ricordi imposti a noi, non noi cercare i ricordi. Io le dirò che ho scritto la mia vita, erano scomparse tutte le mie lettere scritte 30 anni fa, erano migliaia di pagine. Finito il libro, queste lettere sono state trovate come fondo marino sotterraneo a Torino, dove io vivevo, sono migliaia di pagine. Le ho rilette e ho visto che punto per punto la mia memoria aveva esattamente detto quanto nelle lettere scritte tutti i giorni a mia madre e a mia sorella io dicevo. E quindi la memoria non l'avevo bisogno di riattivarla, era presente sempre. Leggendo le lettere io rivivevo la vita, ma l'avevo rivissuta esattamente in modo perfetto con la mia memoria. Quindi non saprei rispondere alla sua domanda esattamente. Direi ci sono cose che incidono così vivamente nella nostra vita e che non siamo noi a ricercarle, sono loro che vengono a noi. Un'ultima domanda, signora Lei Montalcini. Lei sta continuando a lavorare, va in laboratorio, sì. Studia la mattina, ha studiato tanto, ha vissuto la gioia della scoperta. Lei studiando, come si colloca? Cioè, certo l'esperienza conta, ma guarda avanti. Sì, certo. E quindi è anche una incredibile, come dire, cura di giovinezza intellettuale. Beh, ritengo sì, che 78 anni... Cioè, quindi l'intelligenza non invecchia, questo volevo dire. Forse invecchia e noi non ce ne accorgiamo. Io posso dire di avere oggi lo stesso entusiasmo e forse di più, perché molto si infine veloce, come lei sa. Sapendo che i giorni oggi sono contati, li godo di più. Quindi quello che allora pensavo di avere un infinito futuro davanti a me, perché per i giovani la morte non esiste, non è questione di anni, si passa da un periodo in cui non esiste, certo, in quello in cui esiste ed è vicina, beh, diciamo il massimo godimento del fatto di avere ancora capacità, anche se il fisico naturalmente denota sino all'ultimo i 78 anni vissuti, il cervello può al minimo illudersi di non averli. Illudersi? Illudersi, perché ritengo che forse le capacità intellettuali, ma diciamo noi ci illudiamo, io sono tra quelli che si illudono di avere ancora una certa capacità, la dimostro nelle ricerche, negli intuiti che sto realizzando. Dico, oggi come in passato mi vengono delle idee improvvise nella notte e le realizzo, non riconosco né una discontinuità né un decadimento, ci sarà, non ne sono consapevole. Che grande fascino che è questo, però, questa continuità. Una scoperta... a qualcosa che
parte da sue scoperte o su un territorio completamente nuovo, inesplorato? Parte dalle mie scoperte, dalla nostra scoperta, perché sì, come lei sa, io riconosco a Cohen, sì, prima, il mio collaboratore che ha avuto come il Nobel enormi meriti, riconosco a tutti i collaboratori che sono venuti dopo altrettanto merito. Quindi la ricerca continua esattamente aprendosi nuovi orizzonti. Qui diciamo il merito non è più mio, ma è della Mola, che si è dimostrata molto di maggiore valore di quanto io stessi nei momenti più rosei potessi pensare. Molti auguri. Grazie. Eravamo nel 40, all'inizio di quegli anni, allieva io di Giuseppe Levi, questo grande maestro del quale parlò il professor Ugo un momento fa, e quando iniziai pensai che questo era l'unico approccio al sistema di studiarlo a livello embrionale. Ebbe la fortuna negli anni di che io vivevo in Italia in isolamento, io non avevo più diritto di frequentare, come molti di loro sanno, l'università per via delle leggi razziali, e si prestava lo studio a un'analisi semplice, diciamo, alla Claude Bernard o anche, possiamo dire, al 500, cioè con un ago, un embrione di pollo, noi potevamo studiare come si formano certe connessioni in un embrione. Io ero maestra, o almeno avevo imparato bene le tecniche argentiche. Approccio a quello che avrebbe portato a questo sviluppo fu lo studio dell'azione della periferia sui centri nervosi, e questo partì da un lavoro semplice ma limpido di Victor Hamburger, la persona alla quale io debbo poi l'invito, un'amicizia che dura tuttora negli Stati Uniti. Victor Hamburger nel 1934, allievo di Spemann era allora, aveva pensato di affrontare il problema. Lui era un embriologo, non era un neuroembriologo, sapeva poco sistema nervoso. Tuttavia uno dei problemi che allora l'aveva attratto e che portò avanti era in che modo il sistema nervoso risente delle influenze delle periferie. È completamente programmato geneticamente o la periferia agisce in quanto se aumentata il sistema nervoso risente e aumenta le cellule, se diminuita no? Come si fa? La cosa è molto semplice, farò vedere la prima diapositiva puramente diagrammatica. In un embrione di pollo che uno può seguire semplicemente aprendo il guscio dal momento dall'inizio dell'incubazione.